Vedersi oggi è per me veramente un grande risultato. Perché? Perché diversi anni fa, no, anche col presidente ci siamo visti e pensavamo a un'ipotesi di CAP diversa sicuramente da quella che stiamo vivendo oggi. Quindi oggi parlare di una filiera di ittico al centro agroalimentare, di Food Hub, veramente ci riempie la testa e il cuore di gioia. Vi porto anche il saluto del presidente Accoroli, che purtroppo per impegni istituzionali vola praticamente da una parte all'altra della regione e quindi ha dedicato a me, ha lasciato a me questo compito di salutarvi e di fare gli onori di casa come consigliere regionale. Due parole le vorrei spendere su CAP, perché oggi dobbiamo innanzitutto ringraziare sia il CDA tutto, ma anche i soci che hanno deciso, i soci che hanno deciso di scommettere, no, con la loro presenza, con la loro forza, con il loro voto all'interno di questo centro agroalimentare che per troppo tempo è stato bistrattato e accantonato, invece con la forza delle idee, dei progetti, della competenza e capacità di questo CDA siamo riusciti ad ottenere questo che oggi ci illustrerete sicuramente tra poco. Quindi il ringraziamento è veramente allargato a tutti, la Regione Marche sarà al vostro fianco insieme al Comune capofila, quindi socio di maggioranza relativa, insieme anche alla Camera di Commercio e agli altri partner privati che decideranno e che hanno scelto di fare insieme questo percorso. Quindi viva questo nuovo comparto dell'ittico che entrerà e che subentrerà, perché andare sulle testate nazionali ed essere riconosciuti quale Food Hub, che poi il Presidente ci spiegherà meglio, è veramente motivo di orgoglio per San Benedetto, per la Regione e per tutto il Centro Italia. Grazie.